maestro di campo e vice maestro di campo. Due personaggi conosciutissimi. È un onore entrare in questa piazza. Un grande onore, una grande emozione, una grande responsabilità. Speriamo di essere all'altezza, ma lo saremo perché c'è un grande lavoro di squadra, siamo molto, molto unito, preparato, quindi diciamo che siamo pronti per gestire al meglio la giostra e rendere lo spettacolo per quello che è, cioè un grande spettacolo. Personalmente ti dico che è un po' come un sogno o un grande desiderio che si avvera, perché essere dentro Piazza Grande il giorno della giostra del Saracino e vivere queste belle giornate per me è un grande onore. Io mi sento un aretino verace, mi piace questa manifestazione tantissimo, d'altronde gli ho dedicato una parte importante della mia vita e quindi svolgere questo compito per me è un grande onore e un grande piacere, cerco di farlo al massimo. Ci siamo pronti, certamente il nostro dovere è fare in modo che le carriere dei giostratori siano fatte nel miglior modo possibile. Si parla di persone che lavorano 365 giorni all'anno per quei pochi secondi della carriera, quindi dobbiamo rendere quei pochi secondi al meglio e dobbiamo fare in modo che quindi ci siano meno disturbi possibile e più attenzione possibile, poi vinca il migliore. E per quanto riguarda il giorno della giostra, io mi auguro che il nostro modo in cui ci siamo, diciamo, avvicinati alla manifestazione con Carlo e con tutto il gruppo è stato molto rispettoso nei confronti di tutti, ci siamo incontrati, ci siamo scambiati delle opinioni e ci siamo anche detti come ci piacerebbe la giostra. A noi la giostra piacerebbe veramente come un torneo cavalleresco dove si rispetta anche l'avversario, quindi ci auguriamo che quelle che sono state un po' le nostre indicazioni, le nostre direttive vengano rispettate. In ogni modo ci troveranno sempre, credo, pronti per fare quello che siamo chiamati a fare.